Benvenuti ragazzi in un altro giorno. Dopo settimane, settimane, mesi, giorni, anni, finito di piovere, di fare vento. No, non ha finito, cioè a malapena è finito di piovere. Beh dai, quello cos'è però? Vabbè, c'è vento come tipo un uragano. E stiamo facendo un giretto in questo paesino dal nome Conil de la Frontera. Conil de la Frontera. E quindi niente, stiamo facendo una passeggiata, vediamo com'è il posto. Ovviamente anche qua non vogliono i camper, siamo distantissimi dal centro. Raga, un super tramonto che andiamo a vedere immediatamente, giusto Barbara? Andiamo a vedere, madonna, ma che bella quella chiesettina lì, è spettacolare. Allora, ci siamo fermati in questo spotticino e siamo in questo paesino che si chiama La Fuente del Gallo e non potevamo non fermarci perché c'è una vista panoramica bellissima e quindi ci siamo fermati per sostare un attimino, mangiare qualcosa, poi ripartire per Cadice. Quindi adesso vi faccio vedere cosa c'è qua intorno. Raga, dietro alle mie spalle abbiamo lasciato Marlino in questo pagamento, ancora non sappiamo quanto costa. Ora però andiamo a farci un giretto per Cadice o Cadice. Ragazzi, ci troviamo al mercato di Cadiz e vendono di tutto, di più. La carne, il pesce, frutta, verdura. Adesso andiamo a farci un giro perché voglio andarmi a bere un cafferino e devo cercare Barbara perché l'ho persa. Mi sono fermato a comprare una roba, vediamo se la trovo. Quanto pesce! Via. Vedi, vedi quello lì?
Quindi guarda quello cosa c'è. Cioè non ho mai visto tanto pesce in un mercato. Le tue cocca. Questo è buono, sono, c'è la ragosta. Vale. Anche questi sono buoni. Il cicale. E dal sapore. Mi raga, quanto pesce hanno, è veramente spettacolare. Buoni, e costano poco. Mi, questo è il gambero rosso, eh. Quello che diceva l'altro giorno la signora. Il carabiniero. Ah, per curiosità, sì. Come si cucina questo? Plancia fritto, guisato, fritto. Ma è già l'uovo o c'è dentro le uova? Ci sono dentro le uova? Sì, non penso se le dal cuore. Mira che tagita, ma dal cuore si ha. Si fa? E lo mangi. Una pelle molto fine. Lo mangi così, senza pulirlo, senza niente. Sì, grazie. Allora, che ricci, anche le cose, le ostriche. Allora, vale la pena venire a Cadiz solo per il mercato che c'è. Pesce a volontà, c'è anche carne, frutta e verdura, ma soprattutto ostriche e ricci di mare all'ingresso e all'uscita come se niente fosse. Allora, se io abitassi qua a Cadiz, mangerei tutti i giorni pesce, no. Che già lo stiamo facendo. Un mercato pauroso, il più bello di tutta la Spagna finora. Bellissimo, bellissimo. Cioè, di tutta la parte sud della Spagna che abbiamo visitato. Ma hanno una varietà di pesce, ragazzi, allucinante. Cioè, trovi qualsiasi tipologia di pesce e a prezzi modici, non costa tanto. Tantissimo. Comunque raga, c'è una bellissima atmosfera di tranquillità, di festa, di serenità. Sto posto mi trasmette serenità e sono tutti in giro tranquilli, a bere fuori, a mangiare. Vabbè, c'è poi anche i cagnolini che spaccano un po' la wallera. Però tutto sommato è un bel posto, si sta molto bene. C'è un commercio di pesce. La gente è tranquilla, cioè la vedi proprio che è tranquillissima. Cioè non abbiamo mai visto nessuno incazzato, che svalvola. Proprio sono sereni. E sicuramente sarebbe una delle mie scelte. Se dovessi andare via dalla Sicilia verrei qua, perché l'assomiglia moltissimo. Specialmente Cadiz, devo dire. Ragazzi, noi come sempre, mangiatina di pizza in una pizzeria milanese qui a Cadiz. Vi faremo sapere com'è, forse. Buon appetito. Ci sono i cani rasta, raga. Guarda questo. No, cioè, che belli che sono. No, è no, quell'altro che è vicino. Che forte, bellissimi. Piaz, bella, eh? Amiamo tanto le altalene. Infatti, ti ricordi quella volta in Asia? Dove eravamo? In Indonesia. In Indonesia?
Indonesia, a Bali. Eravamo in Indonesia, era Bali, era. Praticamente avevano un'altalena tra le due palme, altissime, e tu praticamente ti lanciavi verso il mare. No, ti prendi quando sei qui sopra. Sì. Ma sembra di stare nel vuoto. Bellissimo proprio, era una cosa fantastica. Gli spagnoli amano mangiare all'aperto, figuratevi che il comune di Cadiz addirittura ha montato delle panchine con tavolino proprio vista mare e la gente si riunisce qui a fare picnic. Comunque raga, Cadiz è stata a surprise. È stata una sorpresa veramente. Non avevamo aspettative di questa città, ma io sono rimasto scioccato. Cioè, a me è piaciuto davvero tanto e mi dispiace malincuore lasciarla, ma purtroppo anche questo è il viaggio. Ci stiamo dirigendo verso il nord